Sono Gesuino Galaffu e sono il direttore commerciale della cantina Giogantino, un'azienda che ha oltre 60 anni di vita. Nel 1979, con una produzione di circa 15-16 mila quintali di vermentino e di tra uve rosse e vermentino, in prevalenza vermentino, non si vendevano neanche 20.000 bottiglie. Adesso, nello spirito di 35 passanni che noi abbiamo iniziato questa attività, diciamo così, di espansione aziendale, siamo arrivati anche a toccare 1,5 milioni di bottiglie. Abbiamo creato sia per noi che per la Sardegna, per Berchida e per tutto l'indotto una situazione anche di economia aziendale che è invidiabile da tutti i punti di vista. Abbiamo iniziato a produrre vino quando sono entrato io nel 1979 con 3-4 bottiglie di vino. Adesso abbiamo anche almeno 10-15 tipologie, se non più, con le marche che facciamo o private, almeno 20 tipologie di vermentino, considerando anche i rossi autoctoni che abbiamo nella nostra zona. Per cui teniamo di poter fare un discorso di evoluzione sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista aziendale. Io mi occupo della parte commerciale più che altro in prevalenza e poi anche di tutto l'andamento aziendale in generale. I vini di nostra rinomanza sono tanti, ora ve ne posso esprimere qualcuno. Possiamo anche menzionare quest'anno le premiazioni che abbiamo avuto nella Guida dei Vini d'Italia 2014, in cui siamo stati selezionati tra tutte le aziende sarde, siamo stati selezionati i più meritevoli qualità-prezzo per almeno due tipi di vermentino. Tant'è vero che il Lughente, che è stato selezionato con un punteggio altissimo come secondo vino sardo, è stato considerato il vino dell'anno. Adesso abbiamo creato una parte commerciale di un OCM Italia con cui collaboriamo con due aziende italiane, una lombarda e una toscana, e adesso dobbiamo presentarci sul mercato cinese per cercare di trovare delle soluzioni alternative alla situazione di crisi che si è manifestata in questo momento in Italia. Presentiamo tutti gli anni alla Fiera Autoctona di Bolzano perché vediamo che qua c'è un interesse anche sui vini importante, cioè i giovani ho visto che si avvicinano al vino, lo assaggiano, degustano, fanno cioè, gli interessi, diciamo così, nostri stessi perché sono proprio amatori del buon bere, ecco. Quindi Autoctona ha avuto delle evoluzioni importantissime, tant'è vero che noi nel 2010 abbiamo vinto con questo vino qua, il Carenzia, abbiamo vinto il primo premio come vino bianco italiano, ci riteniamo fortunati e brindiamo alla cantina e agli onori e alle migliorie che riusciremo a fare negli anni.